Ma non è che anche questa volta pagherà uno soltanto? Non è che dopo, come è successo per il terremoto Santa Tecla, lì ha pagato la strafalce e qui l'unico crocifisso alla fine sarà Tonino Caravetta, che avrà anche le sue responsabilità, ci saranno le prove, ci saranno le indagini. Ma non è che tutto questo terremoto, questo gran casotto, questo meraviglioso circo mediatico andrà a concludersi anche stavolta tra i tanti eccellenti che sono finiti nei guai come l'altra volta con Santa Tecla, finirà solo con un bambino cattivo, con un lupo da scannare. Insomma, non sarà che di tutti i falsi braccianti solo 4.000 sono quelli accertati e dopo tanto, troppo tempo, chissà perché poi, dopo tanto tempo la procura si sveglia? Ebbene, non saranno mica solo questi 4.000 i cattivi della giostra. Pensieri. A mente fredda me neppure tanto, che anche perché il centro dell'impiego, l'ex Zagara, proprio nelle ore in cui va in onda, va in scena il dramma di Senza Terra, dell'operazione che mette nei guai tra gli altri anche il consigliere provinciale Caravetta dell'UDC, anzi non più dell'UDC, l'UDC si ricorda di doverle espellere dopo tante minacce di doverlo fare, lo fa quando scoppia tutto questo cancan, anche mediatico. Bene, va in scena un convegno e si parla di nuovi schiavi nell'agricoltura. E in particolare il responsabile locale, il dottor Enzo Grillea, racconta alcuni numeri davvero molto interessanti. Ascoltate bene, state attenti alle date, prima dell'arrivo dell'INPS nelle liste dei braccianti agricoli e dopo. E vedete come dai tempi d'oro, anni 90, ad oggi, tempi di crisi, paradossalmente, miracolosamente, il numero degli addetti ufficiali, quelli che prendono i contributi, stiano aumentando di molto. Ascoltate Grillea. Corrigendo gli iscritti negli elenchi anagrafici 2011, INPS, 10.811, popolazione residente 40.548, popolazione attiva 27.916. Fate voi la proporzione. Voglio darvi un altro dato. Elenchi anagrafici 1955, l'ultimo anno del settore agricolo, accertamento, compilazione elenchi, è stato gestito dall'ufficio del lavoro, come lo chiamava, dall'ufficio collocamento, quando tutti gli atti passavano, quando si conoscevano le aziende, quando c'era in ogni ufficio una commissione paritetica formata da datori di rappresentanti di datori di lavoro, lavoratori, INPS, INAIL e presidente della commissione di dirigente dell'ufficio, che era responsabile nel bene e nel male di come andavano le cose. Era individuato ben preciso. Corigliano, elenchi anagrafici del comune di Corigliano, 1995, gli iscritti 3.141. 2006, primo anno che è passato all'INPS, 4.104. Nel 96. Nel 2003 6.822, nel 2006 8.308, nel 2011 11.039. I neo ed extracomunitari su queste 10.000 sono 3.798, 1.558 femmine e 2.175 maschi. I rumeni in queste elenche sono 2.181, i rumeni, i bulgari 925, i polacchi 218, l'Ucraina 105, poi a mano Pakistan, Tunisia, Albania. Questa è la forza lavoro che c'è, è una realtà che non si può nascondere. Però c'è un altro particolare che non possiamo sottacere, perché anche un ragazzo della scuola elementare che va a sfogliare per curiosità questo elenco anagrafico, io ho preso un campione, i primi 100 nominativi. C'è in questo elenco c'è il nome, cognome, il luogo di nascita e poi le giornate accreditate nell'anno. Allora, giornate 68, 87, 91, 151, 5, 2, 3, 6, 2, 1. Andiamo a vedere questi 3, 2, 1, 5. Andiamo a vedere il nominativo, Romania, Bulgaria,
qualcosa che non va. Vado a prendere i miei dati, perché noi non riusciamo a sapere quante giornate vengono accreditate, ormai sembrano segreti di Stato. Che non, se viene un lavoratore qui da noi, un lavoratore agricolo, dice: ma a me il rapporto di lavoro me l'hanno chiuso? Mi hanno messo, quante giornate mi hanno messo? Noi non siamo in condizione di dirlo, perché è un dato che c'è all'INPS. E il lavoratore non può sapere se effettivamente quante giornate ha avuto, grazie, buonasera, quante giornate ha avuto e a chi rivolgersi. Lo va a scoprire già l'anno dopo, quando farà la domanda di disoccupazione, gli verrà respinta perché non ha l'accreditamento. E insomma, è tale. Cerchiamo di essere un po' realisti. Allora, anche questo. Una persona rumena che ha avuto nell'anno 3 rapporti di lavoro, un esempio compreso, con 3 aziende diverse, ogni rapporto di un mese e mezzo, non può avere 5 giornate di lavoro. Ma questo lo vede un bambino anche nell'asilo. Ma come non vanno negli occhi queste cose? Avete fatto mente locale, siete stati attenti. 4.000, quasi 11.000. E poi le giornate degli stranieri. Insomma, c'è chi fa la pacchia e c'è chi muore di fame, chi fa lo schiavo. È una coperta corta, ma la maggior parte di questa coperta va sulle gambe, sulla testa di chi già ha caldo. E allora ci chiediamo: pagherà solo Caravetta come l'altra volta solo la straface? E tutti gli altri furbi della pacchia, della giostra, che fine faranno? Tutti gli altri, che fine farà quello che resta delle macerie di questo grande terremoto così clamoroso, ma che forse non ha colpito tutti i bambini cattivi della giostra? Che fine faranno tutti gli altri?